È stato presentato ieri mattina all'aeroporto di Malpensa il primo studio sul fenomeno dell'immigrazione irregolare attraverso le frontiere aeree. La ricerca, a cura del professor Giulio Sapelli, analizza i flussi migratori in base a vari fattori, quali la disponibilità di rotte particolari, le politiche in materia di visti e l'esistenza di reti criminali in grado di organizzare i viaggi dei clandestini. I dati raccolti testimoniano come l'aeroporto varesino sia uno snodo per il transito verso l'Europa centro-settentrionale, ma mette in luce anche come dal 2006 al 2009 vi sia stata una forte diminuzione dei respingimenti, anche per la riduzione dei voli intercontinentali verso lo scalo varesino. Da 3.986 casi si è passati a 784. Per quanto riguarda la provenienza degli irregolari, ai primi posti si posizionano Marocco, Algeria, Egitto e Turchia. Malpensa, inoltre, è un punto di arrivo di molti richiedenti asilo politico. Nel 2009 ci sono stati ben 457 casi sui 1.304 di tutta Italia. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ha partecipato alla presentazione dello studio, ha sottolineato come negli ultimi anni Malpensa abbia sviluppato un efficiente sistema per il controllo e la sorveglianza di frontiera, grazie alla cooperazione di tutti gli enti interessati dal problema.